desidero fare un confronto della fine del mondo che, dando retta al calendario Maya, è al termine del 21 dicembre del 2012 e l'esperienza cristiana. Voi dite che cosa c'entra? E invece c'entra moltissimo. Vi spiego perché. San Luca raccontò che quando Gesù ebbe compiuto 12 anni, recandosi come ogni anno in tempo di Pasqua al Tempio, vi rimase. La famiglia si accorse solo mentre stava tornando che il bimbo non era in carovana, ritornò a Gerusalemme e lo trovò tra i dottori del Tempio. E la mamma si avvicinò al bambino e gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre preoccupati ti cercavamo. E il piccolo Gesù rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del padre mio? Ecco, secondo la previsione del mille e non più mille, come al periodo di 2000 anni, riferita proprio al momento nel quale Gesù abbandona per la prima volta la sua famiglia paterna per occuparsi di quella del Padre Celeste, ossia di quando aveva 12 anni, ecco che andiamo al 2012. E quindi la prima conferma è proprio sulla base del Vangelo di San Luca. Ma poi vi sono altre due conferme. Sono due calcoli che io vi ho fatti e che qui vi ripeto. Il primo calcolo si basa sull'unità e trinità di Dio, che opera come la verità assoluta, composta di termini e di valori assoluti, che sono riposti nel numero 1, nel numero 10 e nel numero 10 elevato a meno 1. La verità è 1 uguale 10 decimi. All'interno di questa verità, due esistono e sono quella legata a 1 e a 10, la cui somma 11 riferisce a due persone della Trinità, di cui la terza, il Figlio, è espressa dal decimo. Ebbene, quando noi partiamo dal Dio Padre e Spirito Santo, che vale 11, all'interno di una divinità che è una e trina, e quindi esprime quattro dimensioni combinate con le 10 più 1 portano a quel 44 che, espresso al quadrato, è esattamente il 1936, in cui accade nel mondo qualcosa di straordinario. È l'inizio della fine del tempo. Gesù, che doveva reincarnarsi nella sua parusia, ha il presupposto in una coppia di sposi che si fidanzano per sposarsi l'anno successivo. Ebbene, per calcolare la fine del tempo cominciato con questo fidanzamento, bisogna aggiungere i decimali al numero 44. Ora, 44 è spazio. Bisogna aggiungere il tempo dell'unità, ma solo il tempo. Allora noi partiamo dallo spazio-tempo, che somma allo spazio 44 quella sua parte inversa, che è il tempo, e che è uguale a un altro 44, tanto che 88 sia lo spazio-tempo. Poi dobbiamo togliergli tutte le forme che noi diamo allo spazio. La prima volta dobbiamo togliere lo spazio tridimensionale, quindi togliere 3 a 88.
e ci rimane 85. La seconda volta bisogna togliere a 88 lo spazio che va da meno 11 a più 11, ed è 22. Per cui 88 meno 22 fa 66, come la seconda coppia da aggiungere al primo 85. 85 e 66 sono le prime quattro cifre della dimensione reale. Occorre poi aggiungere la dimensione immaginaria, ossia altre quattro cifre. Le prime due ripetano nuovamente le prime due della dimensione reale, quindi un altro 85, mentre invece le ultime due, questa volta, non devono togliere, come avevamo fatto successivamente, il 22, ma tutto il tempo legato al ciclo assoluto 10x10, ossia 100. Poiché l'unità, il tempo, è dato da un quarto di 100, o da 25, quindi 25, 100 meno 25 determina in 75 tutto lo spazio, ossia i tre quarti di 100. Quindi a 88 bisogna togliere 75 e resta 13. Abbiamo definito quindi tutto il tempo e solo tempo che bisogna aggiungere come tempo dell'unità al 44, che era il valore unitario dello spazio. Con 44,85,66,85,13 noi abbiamo il lato che a suo quadrato determina tutta l'area. Questa area è senza tempo, senza spazio di movimento, se è tutta quanta insieme, ma se è messa in relazione a un'area che sia unitaria, e quindi è il suo valore che è diviso per 1, diventa tutto tempo. Allora, il quadrato di 44,85,66,85,13 è 2012,1222, e quando diventa tutto tempo si rifà proprio alla data dell'anno 2012, del mese 12 e del giorno 22, collocato alla fine del giorno 21 previsto dai Maya. Quindi abbiamo visto, con un calcolo perfetto poggiato sul ciclo 10 più 1, che sono le due figure paterne di Gesù Cristo, perché la terza è quel decimo che è il figlio, due figure paterne all'interno dell'unità e trinità di Dio determinano il 44 come spazio, a cui bisogna aggiungere poi nello spazio-tempo dell'unità, ossia nell'88, solo la funzione del tempo. Il quadrato di questo valore, diviso per un fronte unitario, uno per uno, determina tutto il tempo, e andiamo a finire alla data della fine del giorno 21 dicembre del 2012, secondo il calendario Maya. Il terzo calcolo si rifà nuovamente a Gesù Cristo nella sua data di nascita, decretata dalla Chiesa infallibile, il 25 dicembre, prendendo il posto della celebrazione del Sol Invictus, che era secondo i Saturnali. Saturno era Dio Padre. Dio Padre nella mitologia greca, Saturno, viene scaldato dal figlio, esattamente come per certi versi il Dio Padre è scaldato dal figlio nel cristianesimo, che rappresenta il Padre, la divinità, attraverso il figlio. Ebbene, quando il cristianesimo subentra alla celebrazione del Dio Padre, Saturno, il 25 dicembre, e vi impianta la celebrazione del figlio, fa esattamente quello che nella mitologia greca era stato l'opera secondo la quale il figlio Zeus si era sostituito al padre Saturno. Ebbene, ci sarà la parusia del figlio, il ritorno del figlio,
e essa pure, secondo un calcolo perfetto, esatto, che io vi ho fatto, ma che qui non ripeto perché non c'entra molto. Io voglio farvi capire che il numero di giorni esatti da quel giorno fissato dalla Chiesa infallibile come la nascita del figlio che ha scaldato il padre, e quindi da quel 25 di dicembre fino al termine previsto nel tempo, secondo il calcolo che abbiamo fatto, che conferma quello dei Maya, ossia della fine del 21 dicembre del 2012, c'è un numero di giorni che, se è particolarmente significativo dell'opera divina, allora dobbiamo proprio convincerci che a questo punto abbiamo tre prove, non una sola, riferite a Gesù Cristo. Quanti sono i giorni? Sono indicati da 700.000 più 35.000 meno 120. Indicati perché sono indici della base 10. Infatti tutto questo quantitativo in assoluto, ossia riferito alla base 10, è 10 elevato a 700.000 per 10 elevato a 35.000 per diviso 10 elevato a 120. Dividere un quantitativo per un altro significa calcolarlo sulla base unitaria della quantità per cui è stato diviso. Poiché la quantità assoluta per cui è stato diviso è 10 elevato a 120, e poiché 120 indica 30 più 30 più 30 più 30, ossia l'unità di Dio come 30 e la Trinità come 90, laddove 30 è la Trinità di Dio legata al suo ciclo 10, per cui 30 più 90 esprime l'unità e Trinità di Dio, poiché il divisore è 10 elevato a 120, abbiamo che è espresso il prodotto dei primi due termini per l'unità del divisore, ossia per l'unità di ogni quantitativo legato alla potenza 10 elevato a 120. Quindi è riferita proprio esattamente all'unità di Dio che opera in questo modo, uno e trino, poggiandosi sui numeri 3 e sul ciclo 10. Il dividendo è la quantità di giorni che corrisponde alla quantità unitaria di questo quantitativo. E dunque, se è significativa proprio in relazione a Gesù Cristo, dobbiamo arrenderci che le indicazioni sono chiarissime. Ebbene, che cosa è 700.000? È proprio il biblico atto creativo divino, che è pieno in sette giorni, riferito all'unità che è l'unità atomica in tutto il suo sviluppo elettrico all'interno di un metro, un quantitativo pari a 10 elevato a 5, ossia a 100.000. Quindi 7 volte 100.000 indica con pienezza di significato l'opera intera di Dio messa in relazione a tutte le sue unità elettromagnetiche. Ma questo valore si moltiplica per 10 elevato a 35.000. Che cosa è 35.000? Dobbiamo vedere che cosa è il quantitativo che determina il Natale. È 0,35 moltiplicato 0,35, che è uguale a 0,1225. E porta all'anno 0, al mese 12 del giorno 25 del Natale che ha incarnato Gesù Cristo. Quindi 0,35 è il valore assoluto legato alla incarnazione nel Natale di Gesù Cristo.
Poiché il quantitativo assoluto è 10 alla 5 e 100.000, noi dobbiamo esprimere questo valore 0,35 nel suo quantitativo assoluto, che è 100.000. 100.000 volte 0,35 è proprio uguale a 35.000. Quindi il prodotto assoluto 10 elevato a 700.000 per 10 elevato a 35.000 calcola in assoluto proprio tutta l'opera unitaria elettromagnetica del Dio creatore, calcolandola in relazione a tutta l'opera legata alla creazione di Gesù Cristo, che è proprio riconducibile in quel valore del 35.000. Ciò espressi nei solo indici, abbiamo che si riporta 700 più 35.000, 700.000 più 35.000 diventa 735.000. Ebbene, 735.000 abbiamo capito che è proprio tutta l'opera intera di Dio, creativa in tutte le sue unità, messa in relazione a tutta l'opera unitaria che porta alla creazione di Gesù Cristo proprio nel 25 dicembre dell'anno zero. Quindi, quando tutto questo periodo di tempo è espresso proprio nell'unità del 120 come indice della base 10, indica proprio che ogni unità del 10 elevato a 120 ha questo tempo. E quindi abbiamo il valore unitario dell'opera una e trina di Dio che tiene conto dell'incarnazione nel mondo di Gesù Cristo. Quindi io vi ho dato non una prova, ma tre, e le ripeto. La prima sono i 2000 anni riferiti a quando Gesù aveva 12 anni e che quindi portano il 1000 non più 1000 all'anno 2012. Il secondo, legato al periodo in cui il tempo è pieno, messo in relazione a questo anno zero in cui compare Gesù Cristo. Il terzo calcola tutti i giorni dalla nascita di Gesù Cristo fino alla fine del tempo come tutta l'opera unitaria di Dio nel suo atto creativo che tiene conto della incarnazione di Gesù Cristo il 25 dicembre dell'anno zero. Che cosa dire? Che cosa accade dunque alla fine del 2012? Accade coerentemente quello che è iniziato. Questo tempo è iniziato con l'avvento nel mondo del Figlio e finisce con l'uscita dal mondo di un Figlio che è venuto, ritornato con la sua parusia in modo incognito nel mondo, ma che si è annunciato con quella verità che state udendo ora da me, in una figura come la mia, in cui la verità è detta con chiarezza, in cui sono espresse una quantità enorme di indizi di tutti i tipi che lo indicano, ma che non è creduto perché Dio ha compiuto l'ultimo passo che mancava per fare di ogni uomo Dio, compiendo la promessa che fa parte di un canto cattolico. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. La prima parte è davanti agli occhi di tutti. Dio si è fatto come noi
attraverso Gesù Cristo. Ma questa seconda parte ancora non esiste. L'uomo non è fatto come Dio. Chi lo fa come Dio è questo verbo che state udendo ora da me. Perché questo verbo vi annuncia. Dio è ciascuno di voi nella croce del suo personaggio. Perché ciascuno di voi nel suo essere è all'interno dell'essere totale di Dio, come una parte ben determinata di un Dio infinito. E quindi è una parte peccaminosa nei confronti del Dio che è assoluto, perché è una parte determinata, laddove il determinato è proprio l'opposto di quanto invece è assolutamente indeterminato. Ebbene, l'essenza di Dio è entrata nella soggettività e si è fatto uomo assumendo la croce del relativo, del determinato e di tutto ciò che è impotente. Ha assunto su di sé realmente e concretamente perfino quel peccato che fu esentato al figlio Gesù Cristo voluto innocente. Gesù è ritornato in un peccatore come tutti quanti voi, perché solo in questo modo Dio si sarebbe impersonato e caricato addosso personalmente il peccato, essendo un peccatore e quindi perdonando il peccato, e non solo in quel modo virtuale in cui Gesù lo ha potuto perdonare per i suoi meriti. No, Dio realmente sarebbe sceso nel mondo e sarebbe diventato egli pure un peccatore come tutti gli altri, e a questo punto non sarebbe stato più in alcun modo riconosciuto. Si sarebbe condannato alla duplice croce di venire nel mondo, essere nella stessa croce che aveva assunto in Gesù Cristo, ma avere ora la croce dell'impotenza e la croce dell'assoluta mancanza di riconoscimento e di seguito da parte di ogni uomo. Ogni uomo desidera in un certo senso che Dio sia diverso da se stesso. Non gli sembra vero di essere Dio. Gli sembra perfino un insulto, un peccato di orgoglio. Ma non c'è nessun orgoglio nell'uomo quando, riconoscendo di essere Dio e non il suo io, toglie il bastone del comando al suo io e lo attribuisce al Dio che è in ciascuno di noi il vero comandante, il vero padrone di noi stessi. Riconoscere che abbiamo dentro di noi questo comandante assoluto toglie al nostro io ogni presunzione. Tutto il contrario del peccato di orgoglio, perché non è Dio che è divenuto schiavo volontario dell'io, ma è l'io che si riconosce all'interno di un disegno divino, di una storia di generale salvezza. Ebbene, questo Dio, venuto in un modo così incognito nel mondo, quando sarà passato il termine di tutto questo percorso, uscirà dal mondo e voi vedrete il tempo finire come si è iniziato. Prima esisteva ancora tutto e dopo esisterà ancora tutto. Ciò che sarà e ci sarà di diverso sarà che questa opera per la quale Dio aveva cominciato a parlare all'uomo, ad Abramo, 2012 anni prima di Gesù Cristo, è speculare, rivolta in avanti, un qualcosa che è nello stesso periodo di 2012 anni, la fine in cui il padre che ha cominciato a parlare al Dio Abramo è ritornato personalmente nel mondo e ha parlato all'uomo come state udendo tutti quanti realmente fatto da me. Sarò io che me ne andrò dal mondo. E vi dico anche per quale fondamentale ragione. In quel giorno io avrò esattamente 27.360 giorni compiuti, che sono l'indice di una vita trinitaria, unitaria e regolata dal 10 in tutto il suo sviluppo. In lunghezza come
3 al cubo moltiplicato 10 al cubo, quindi 27.000 giorni, e con un fronte fatto da 3 più 3 per 3 più 3, quindi 36, nel suo ciclo 10, come 360 giorni. Quindi 27.000 e 360 giorni sono il periodo intero di tempo che in quel giorno avrò proprio io che vi sto parlando. Io che sono nato, e ora ve lo ripeto, quando doveva accadere la parusia di Gesù, perché anche essa è spiegata in una maniera perfetta da un calcolo matematico. Esso si rifà nuovamente a quel 44, virgola, ma adesso bisogna precisare il tempo, non messo in relazione solo a tutto il tempo, ma alla massa reale che avanza nel tempo. Voglio dire, 44, virgola, 44 è tutta l'energia che va da meno 22 a più 22, che riguarda l'espansione bilaterale, che realmente in una sola linea è 22 ed è espressa a livello dell'unità della massa nel millesimo, e quindi sono 22 millesimi. Bisogna poi aggiungere il valore complesso dello spazio-tempo, che abbiamo visto è 44 più 44, 88, ma nel puro avanzamento spaziale di una coppia, tipo Padre e Spirito Santo, 1 e 1, che quindi calcoli tutto il percorso. Ora, se da 88 noi togliamo solo le due dimensioni della sezione, tutto lo sviluppo lineare rimane 86. Quindi è 86 il valore che bisogna aggiungere. E poi bisogna aggiungere, visto che abbiamo calcolato quanto è messo in relazione alla coppia paterna, il valore legato alla vita intera del figlio, ossia 33 anni, quindi bisogna aggiungere 33. E infine bisogna aggiungere tutto l'avanzamento del tempo complesso, che è basato su quel 2 che va da meno 1 a più 1, espresso al cubo. Un 2 al cubo uguale 8, che è l'ultimo numero da aggiungere. Quindi il quadrato di 44,022, 86, 33, 8 è 1938,01 gennaio, 25, il giorno della mia nascita. In quel giorno accadde proprio come era previsto nelle Sacre Scritture. C'è stata una grossa luce da oriente a occidente. C'è stata la più grande aurora boreale dei tempi moderni. E Lucia di Fatima ha detto chiaramente che la Madonna le aveva parlato di questo giorno, dicendole: quando vedrai nella notte un sole presentarsi in questo modo, sarà il segno dell'inizio del castigo di Dio. Ebbene, quel castigo di Dio sarebbe stato Dio, Padre e Spirito Santo, che, essendo la parusia del Figlio, si sarebbe presentato nel mondo
e avrebbe assunto la figura di un peccatore, una figura squallida che voi la vedete e raddrizzate il naso quando in essa potete osservare proprio me, perché io sono nato in quel giorno e io sto contenendo questa verità per cui vi sto spiegando quel giorno della fine del tempo che, come è scritto nelle sacre scritture, la conosce solo il Padre, perché io vi ho dimostrato in termini matematici la fine del tempo, conosciuta solo dal Padre, perché questa verità che state udendo da me viene dal Padre. Ebbene, resta solo da vedere se tutto questo insieme è vero. Sta di fatto che, per come ho iniziato, in cui ho voluto riferire a Dio quel 2012 del termine del tempo, della cosiddetta fine del mondo annunciata dai Maya, in che modo essa si pone nei confronti del Dio che si è precisato al mondo nel filone del cristianesimo. Ebbene, vi ho dato tre prove, che poi sono state cinque, quando vi ho riferito anche il tempo pieno della mia vita e l'anno della parusia di Dio in un peccatore come sono io, in cui Dio non ha assunto la gloria, ma la duplice croce anche di quel peccato che fu esentato al Figlio, proprio affinché Dio si caricasse concretamente della sua croce per poter togliere via tutto il peccato dal mondo e portare l'uomo a Dio. Compiendo la seconda parte della promessa, Dio si è fatto come noi per farci come Lui.